veramente grato alla Scuderia del Portello per averci permesso in questo evento della Peroni Group di poter, come abbiamo messo su invito, battezzare il frutto di un prodotto che ha un cuore Alfa Romeo. E visto che noi su questa macchina con motore Alfa abbiamo anche un brand Tecno, vorrei ricordare che 50 anni fa la pole position davanti ai vari Peterson, Brambilla, Sever, la fece Nanni Galli, a cui è dedicata questa macchina. Non siamo qua per correre, siamo qua per provare che questa macchina, e l'ha provato Arturo oggi, può diventare quel sogno di tanti artisti di risentire suonare un 8 cilindri. Grazie. La macchina, come tutte le macchine, quando tu la porti in pista per la prima volta, ricevono tante sorprese che di solito uno non riesce a concludere nulla. Invece in questo caso di sorprese ce ne sono state meno del previsto, abbiamo potuto effettuare parte dei nostri test previsti su una pista come Monza in occasione delle prove per delle gare che organizzava il gruppo Peroni, per poi rimandare ad altre sedi altri test. La macchina è risultata valida, il motore Alfa Romeo, e non c'erano veri dubbi che non funzionasse. Concludendo, proseguiremo i nostri test e pensiamo di debuttare veramente in gara a settembre, a metà settembre, sulla pista Vallelunga in una gara della Peroni Group. Io ho ritrovato Monza dopo tanti anni, mi sono trovato benissimo perché per me è la pista più bella del mondo. La mia esperienza con un carburante alternativo come il CPL mi ha dato delle sensazioni bellissime, perché col motore che avevamo noi, Alfa 8 cilindri, avevo una risposta immediata all'uscita delle curve e anche in rettilineo. E sono molto soddisfatto e sono entusiasta di questa macchina, della Tecno Monte Carlo, dedicata a Nanni Galli, che è un amico. Per me è stato un onore correre con Fulvio Maria Balladio e Merguardio. Abbiamo parlato poc'anzi vicino alla Monte Carlo Tecno Nanni Galli di energie alternative col GPL, abbiamo presentato il prodotto Biomoto e a questo punto penso nessuno meglio di Liverani, che col GPL ha vinto 5 titoli mondiali, possa presentarsi al prossimo rally di San Marino con una Giulietta B-Fuel, GPL e bietanolo. Questa piccola centralina della Biomotor permette di cambiare un po' la fase all'interno del motore e permettere con un semplice click, che è qua, questo on-off, di passare da una posizione di benzina a una posizione di bioetanolo. Chiaramente il bioetanolo in Francia è molto molto commercializzato, ci sono circa 2000 punti vendita che lo hanno, grandi aziende come Total, Carrefour, Leclerc. Massimo è una delle persone che ha vinto di più negli Eco Rally proprio per Alfa Romeo, sia con Mito che con Giulietta. I programmi di quest'anno. Io ho cominciato a correre nelle energie alternative facendo i rally di Monte Carlo di velocità nel 1998-99, allora come navigatore, vincendole tutte e due le volte contro case come Toyota, Renault ufficiali, con piloti del calibro di Sabine, Van Berge e altri, comunque molto importanti. Poi all'inizio del 2000 è nata questa nuova tipologia di gare, che è di regolarità, a cui ho partecipato inizialmente come navigatore, prima sulle auto elettriche, poi sulle auto ibride e poi sulle auto a bioetanolo, gas, GPL, metano, a seconda degli anni. Ho sempre cambiato un anno avanti. Dal 2010 ho cominciato a gareggiare anche come pilota, ho vinto appunto 4 titoli mondiali assoluti, 6 titoli mondiali di categoria, più 6 titoli italiani. E quest'anno puntiamo alle Corelle di San Marino, che ritorna in auge
per vedere di portarci a casa il primo posto. Ci proviamo. Corro con questa vettura qui che è appena stata trasformata sia a GPL che a bioetanolo. Purtroppo in Italia il bioetanolo si trova poco e costa come la benzina, mentre in Francia lo paghi 0,68-0,70. Il livello di prestazioni perde leggermente, ma non, per l'uso quotidiano va più che bene. È come il GPL, perde quel pelo ma non ti accorgi della differenza. È un buon aiuto. GPL e bioetanolo direi che è un'ottima combinazione in alternativa all'elettrico, di cui, ok, zero emissioni, ma poi bisogna vedere dalla produzione alla vettura quanto se n'è prodotto.